Vale alle volte no, stavo guardando la natura che cos'è. Sì. Questi colori che mi si sfumano gradualmente, che noi umanamente... Ah, però la domanda è, ne serve la questa ricetta? Allora, se dovrebbe essere pignoli non ne serve, però, un omaggio agli amici della Fiorentina, ai cuori viola. Evviva, evviva, e che vi vada bene la stagione. E chi vi va... Detto questo, la metto in via. No, mi piaceva da Verzer con quel frullì, perché verduro. Vabbè, allora, siamo arrivati al momento della preparazione del ragù, è stata fatta, la inseriamo nella padella. Allora, come pentola calda, amici, olio. In ordine, va bene. 2 cucchiai d'olio e via. Mettiamo un po' di burro. Un po' di burro con un po', io voglio vederlo, il suo un po', perché sa com'è. Noi in cucina è così. Andiamo a mettere un pochino di burro. Oh, vedete? Pensavo veramente De Puca che l'avrei messa. Eccoci, andiamo a confermare. Ecco. Perfetto. Grazie, burro. Chef. Benissimo. Cotta questa piatta. Bene. Caldo. Adesso andiamo a mettere nella pentola calda, amici, vedete? Il condimento comincia a fare quel friccicorio. Andiamo a tuffare la carne che abbiamo precedentemente preparato, macinato con le verdure. Ad arte. E giù, appunto. E questi sono quei profumi che quando te vai nei giroscale e ti regala, esatto. Te dici, perché ti sei appena fatto la doccia, ti vai al forno, ti sei in lavanderia, ti dai la roba netta, profumata di basta due piani, vale a dire due pianerottoli, amici, e voi sei in tombin, spusà come una griglia nella fornarella. Bene. Evviva, però questi profumi sinceri, nessuno mai sa malà. Cosa la fa la signora del terzo piano? E che ne odore dei peperoni che vale per tutto. Vabbè. Ecco, vabbè. Boh. Allora, procediamo intanto con la cottura. Una volta che la carne si è rosolata. Esatto, noi tuffiamo la carne, la facciamo andare bene, rosoliamo. Lascia che la vaga, nel senso che la farà nella leggera acquetta. Voi non preoccupatevi. L'acqua la si asciuga. Non allarmatevi, la si asciuga. Amici a casa, scusami, importante. Oh. L'acqua la si asciuga. Ecco, magari, la si asciuga. Lasciala lì. A quando l'acqua si è asciugata, andiamo a mettere un goccio di vino, sì, e dei pomodori. I pomodori che abbiamo tagliato precedentemente. Cosa fa? No, era per capire se era la mia Coca-Cola o era il vino. E il me beve anche il vino, e il me diventa sommelier, e il me passa da astemio, e il me diventa la rasenta il vegano, ma le navi lisere, però qualche ciucciana di bicchieri ho visto che si comincia a darla, forse anche merito al signor Antonio. bene. Secondo lui mi fa, con la pasta di Lugane che inculcata nel DNA, riuscirò mai un giorno a dire no? Il famoso ragù, anzi, il ragù vegetale che avevi promesso agli amici, esatto, a casa. È molto semplice, basta che quando le fate il ragù, che ti le fa la ciccia e le mani il resto. E perfetto. Questo è il ragù vegetale, allora, vegetariano. Qua possiamo mettere... Il vino l'ha già messo? No, un po' di sale aromatico. Sale aromatico, il famosissimo sale. Tengo a precisare, lo porto agli amici della piccola webcam, non so se riuscirà a mettere a fuoco la nostra telecamera della web, glass macoli, così, ecco... Il nostro sale aromatico. Ormai io non. La luce propria non c'è più, ma non perché non c'è più, ma perché io riesco finalmente a guardare. Cioè, hai domato la tigre. Me balla l'occio. Sì, è vero, difatti sei 3 mesi che mi dici, cosa ne sarà? Che mi balla l'occio. E mi dico, sarà un po' di stress. E invece sì, sta la potenza. Del sale aromatico. La potenza del sale. Ecco, abbiamo messo un po' di sale, amici. Via, sale aromatico. Sale. Andiamo, come dicevo poc'anzi, la carne si è rosolata, sia leggermente asciugata, andiamo a bagnarla con un po' di vino rosso. Non sta domandando che vino. No, vino però, rosso. Un po' di vino rosso. Ma tipo, se l'è bianco? Ho detto vino rosso? Che mi dici, se l'è bianco? No. Dico vino rosso? No, fai un ragù bianco. Allora. Che lo faremo sicuramente un bianchetto. Allora, disegni che uno arriva a casa, al da verde, e gali il vin bianco. Devono mettersi le zoppelle nella... No, assolutamente. Solo vin bianco. Quel che è. Noi anche tutti noi, uno lo beve, l'altro... Esatto. Bene, allora andiamo, come dicevo prima, a bagnare con del vino. Mettiamo del vino, perfetto.
Ecco. E qui, amici, aggiungiamo dei pomodori freschi tagliati a pezzettoni. Mi trova impreparato. No, stavolta veramente qua sarei... Questo ti porta sicuramente un'altra bella patacca. Un'altra patacca e mi avvicino alla prima medaglia, signore. Sì. Altri 18 patacche. Siamo in zona medaglia, come grazie. Come i bolini al supermercato. Vuoi una patacca? Sì, grazie. Eccoci qua. Abbiamo messo il sale aromatico. Il sale aromatico perché? Perché il sale aromatico ci regala l'alloro, il rosmarino, la mentuccia, la maggiorana e tutte quelle erbette che evitiamo di dover andare a pizzicare nell'orto che magari non abbiamo. È proprio bon. Lo lasciamo andare in cottura 10-15 minuti. Bene, noi questi 10-15 minuti, noi Gavin, perché assolutamente il tempo è tiranno, come lei sa. Ah sì, stanno chiamando anche gli amici, arriviamo. Allora, noi vi aspettiamo in zona in piatto. Esatto. Ufficialmente sta per entrare. Perfetto. Il ragù, ecco, uno dei re della cucina. Sì, il ragù, è il principe salsa, la salsa principe, nel senso che ragù ne tanti, ragù è ragù di maiale, ragù di manzo, ragù misto, ragù alla marchigiana con gli affettati, con dei salumi, ragù di verdure, ragù bianco, e chi più ne ha più ne metta. Questo è il nostro. Questo qua è un ragù base, diciamo, un ragù classico. Abbiamo voluto preparare questo ragù perché... Perché l'abbiamo messo nella cocotte? Perché nella cocotte? Mi scappa la cocotte. Cioè, no, avevo nel senso che allora, l'abbiamo messo nella cocotte. Primo perché non avevamo altri piatti. Esatto. Non abbiamo previsto la cottura della pasta oggi. Allora, Vendì, siccome che... È un dormetente. E Gavin, quel bel toc de pan. Gavin, una bella cioppa. Ah, ecco perché. Perché la volta scorsa vi abbiamo insegnato a fare il pane pizza. Pizza pane, il pane per esatto. la pizza. Con un po' di pasta avanzata, esatto. la balotta l'avevo tratta lì e mi fa la cioppa. Qualcuno la rosega. Prenderemo il DNA, lo mando ai RIS di Parma e dopo vuoi sapere chi che l'è. Allora, Nelson Morelli, secondo me. Nelson Morelli, che salutiamo. Giuseppe Birichino. Bene. Giuseppe Morelli. Allora, qua, Gavin, questo pane che spezzato la mano così dal fresco. Spezzo il pane così. E buon appetito. Potrei andare a divertirne adesso, Mieti? Sì. No, Mipu che lo... Ecco, ti pareva. L'assaggiatore sono io. Mangiarlo così con un tocchetto di pan fatto in casa, su della pasta, fare una lasagna, che perché meraviglia. No? Far una polenta che così, tipo un ragù. Anche perché nel ragù. Il pasticcio, te veniva in mente il pasticcio che faceva la mamma, la nonna. No, lo fa ancora, dopo la melo surgela. Mi tocca la volta il maio, grazie madre. Thank you, madre. Allora a questo punto io vado all'assaggio, vi ringrazio, potete rivedere la puntata dove ben sapete stanno passando le insegne, grazie a chi cura il montaggio, grazie agli operatori, grazie a chi, grazie là, grazie a tutti, vamo mangiare. Questo programma è stato offerto da... Si ringrazia